Sara è venuta da me disperata, mi ha preso per il braccio e mi ha detto: ascolta, che ti devo raccontare un'altra storia. A vederla era solo una donna che guardava da una finestra lungo un corridoio, nemmeno in piena luce, anzi di lato. Nell'unica ombra sfuggita al neon, al sole pallido, un cono di terra di nessuno che non consentiva di distinguere i lineamenti. D'altra parte, chi mai poteva interessarsi all'espressione di una che guardava pigra dalla finestra, nel luogo dell'attesa? Ma la donna che guardava dalla finestra, immersa nel suo piccolo spazio di oscurità, capiva che pur di prendersi una pausa dal dolore, perfino un professionista del bene poteva decidere di farsi del male. Ho scelto questo titolo perché Sara è in questo romanzo per la prima volta evidente. Cioè Sara, che è una che si nasconde, che si dissimula, che non si vede, che riesce a scomparire all'interno degli ambienti per avere un punto di osservazione più forte, più evidente, in questo romanzo invece diventa una figura. Anche la copertina bellissima di Jacopo Bruno mostra questo volto rivolto verso il lettore per la prima volta, non verso la scena che sta osservando. E credo che sia importante questo, perché noi facciamo un deciso passo avanti nella conoscenza del personaggio. Sara è una donna di 60 anni, che non lavora più, che è in pensione da 3 anni, perché ha assistito il compagno malato fino alla sua morte. Ma dietro c'è molto, perché innanzitutto qual era il lavoro di Sara? Sara per 30 anni ha lavorato in un'unità di servizi segreti in cui si occupava di interpretazione del linguaggio non verbale, cioè lei era in grado, ed è in grado, di comprendere quello che pensa la gente realmente al di là di quello che dice. Cioè, quindi Sara vede la verità. E il compagno che è morto era l'uomo che dirigeva questa unità. Ritroviamo Sara dopo una lettera per Sara, quando alla fine del romanzo noi abbiamo appreso della condizione di salute difficile del bambino, di Massimiliano, del nipotino di Sara, che non ha ancora compiuto 2 anni. Quindi io avevo all'inizio di questo romanzo la curiosità di sapere come stesse quel bambino e che cosa gli fosse successo o cosa gli potesse succedere. E anche la curiosità forte di vedere Sara sul campo, di vederla operare, cosa che non era mai successa fino ad ora. A Sara succede una cosa fondamentale. Sara si accorge di essere viva, cioè si accorge di essere immersa in un presente e di non essere soltanto rivolta a un passato che va a finire, che va a concludersi. Quindi Sara prende coscienza della propria presenza all'interno di una storia in formazione e quindi di essere anche in possesso di una serie di strumenti che vengono dal passato che influenzano questo presente. Il personaggio di Sara e i libri di Sara sono stati comprati dalla Palomar, che è la casa di produzione di Montalbano. È una casa di produzione molto importante e valida che c'è in Italia, quindi immagino che possa diventare una serie, non so per quale piattaforma, cioè non so se per la Rai, per Amazon o per Netflix, ma sicuramente diventerà una serie. Sara è arrivata sulla base di una forte preoccupazione. Sara scopre la debolezza che deriva dall'amore. L'amore è una debolezza, l'amore è una fragilità, l'amore ti rende dipendente dalle storie e dalle vite degli altri. Smetti di essere padrone del tuo destino se ti innamori o se ami qualcuno o qualcosa o qualsiasi cosa esterno da te. Sara è un nipotino, lo ama profondamente, è un'ulteriore occasione d'amore in una vita in cui l'amore sembrava aver fatto il suo corso. Quindi questo ti porta a delle responsabilità, ma ti porta anche a una sensibilità e a una vita nuova. Quindi Sara è venuta da me disperata, mi ha preso per il braccio e mi ha detto: ascolta, che ti devo raccontare un'altra storia.